Amici dello Sportello del Cittadino, ci troviamo a Taranto in via Lago di Trasimeno, siamo dalle parti del Civico 7. Beh, un complesso residenziale bello, di tutto rilievo, però la zona in cui si trova è veramente abbandonata, giace nell'abbandono appunto e nel degrado. A cominciare dalla piazzola, che c'è un verde così non curato, erbaccia spontanea, c'è una vegetazione altrettanto selvatica degli alberi di acacia che sono presenti qui, e dicevo, tanta erbaccia che poi non viene neanche rimossa, gli alberi andrebbero potati e quant'altro. Questo per quanto riguarda l'aspetto del verde, ma veramente precaria è la situazione dei marciapiedi e del manto stradale, un manto stradale veramente sconnesso, gobbe potremmo dire, con avvallamenti e sprofondamenti, e i marciapiedi presentano dei cordoli sconnessi, e in alcuni di questi cordoli sta addirittura venendo fuori quell'anima di ferro, quelle strutture metalliche, anzi alcune sporgevano e quelle strutture metalliche in ferro, quelle anime sono state tagliate. Si consideri che qui quando piove si crea veramente un lago, e mi diceva l'amministratore che proprio il manto stradale sta sprofondando, addirittura all'interno di alcuni scantinati sono state fatte delle iniezioni di resina per evitare questo fenomeno appunto dello sprofondamento che sta avendo il manto stradale, quindi ci sarebbero anche problemi di staticità. Per concludere, Assessore Lonoce, qui abitano persone, non bestie, e hanno diritto a tutti i servizi, hanno diritto a strade e marciapiedi come si deve. Qui c'è un disabile, il quale veramente sopporta le pene dell'inferno per poter camminare, viste le condizioni di manto stradale e marciapiede. Dicevo, qui non abitano bestie, e anche le bestie devono essere rispettate. Ma qui le persone non sono affatto rispettate, perché il cittadino paga le tasse e pretende servizi. E qui, in via Lago di Trasimeno, servizi non ce ne sono. Capito, signori dell'amministrazione comunale?